Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Giorni fa vi parlammo della CPU Intel Core i5-11400 e delle sue varianti. Ebbene, oggi ne analizzeremo una, ovvero la CPU Core i5-11400F di undicesima generazione. Prima però vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Partiamo con una domanda molto importante, ovvero qual è la differenza sostanziale con il suo gemello, l'i5-11400? Semplice, Intel ha introdotto un sottosegmento di CPU privi di grafica integrata, indicata dalla lettera F nel numero del modello. Adesso vediamo tutte le sue caratteristiche. Il Core i5-11400F viene spedito in una semplice scatola di cartone azzurra fornita di un piccolo ritaglio per vedere il processore sulla cima. La confezione contiene ovviamente la nostra CPU, un dissipatore, ovvero un piccolo dispositivo di raffreddamento, un badge da attaccare al vostro case e la documentazione tecnica. La nuova microarchitettura Rocket Lake apporta diverse modifiche molto importanti. Cypress Cove infatti promette un guadagno IPC fino al 19% rispetto alla generazione precedente. Poi abbiamo il tanto necessario aggiornamento che include il supporto a PCI Express 4.0 per la grafica e uno slot NVMe collegato direttamente alla CPU. E per concludere, un controller di memoria aggiornato che consente un potenziale di overclock della memoria molto più elevato a causa dell'introduzione della modalità Gear 2. Il Core i5-11400F viene fornito con la GPU disabilitata in modo permanente, quindi dovete per forza acquistare una scheda video esterna. Intel ha però ancora abilitato il supporto per le frequenze di memoria fino a DDR4 3200, che ora è possibile anche sui chipset delle schede madre di fascia media H570 e B560. L'i5-11400F possiede 6 core 12 thread con clock a 2,60 GHz, turbo boost fino a 4,40 GHz. Ciascuno dei 6 core di tipo CPU Cypress Cove del processore include una cache L2 dedicata da 512 KB. Inoltre, i core condividono 12 MB di cache L3. Attenzione però, perché la regolazione di PL1 e PL2 non è considerata overclock da Intel, quindi non è bloccata. Il processore si basa sullo stesso pacchetto socket LGA1200 dei Comet Lake di decima generazione e funziona non solo sulle schede madre con chipset Intel serie 500, ma anche sulle vecchie serie 400. Però dovete mettere in conto di fare un semplice aggiornamento del BIOS. Parlando del socket, sappiate che utilizza lo stesso layout dei fori di montaggio della vecchia configurazione LGA115X, offrendo così un'ampia scelta di dispositivi di raffreddamento. Mi raccomando però, assicuratevi solo che il dissipatore possa gestire un TDP di almeno 65 watt. Una critica, un piccolo appunto che mi sento di fare, è che emette molto calore e consuma parecchia energia. Comunque rimane apprezzatissimo tra i videogiocatori e mantiene così l'eredità della serie 400. Se la cava molto bene in 4K con giochi come Doom Eternal o Borderlands 3. Vi raccomando ovviamente una cosa, quello di acquistare una scheda grafica separata per poter usufruire di questa funzione, che infatti risulta bloccata e non funzionerà niente se non acquistate una GPU, per quanto sia difficile in questo particolare periodo. Ovviamente questo processore risulta più economico per via di questa mancanza, ma comunque molto conveniente, specie se siete già in possesso di una GPU. Potete trovare la CPU Intel Core i5-11400F su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri prossimi video. Ciao a tutti, alla prossima!